Questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve venire l'Anticristo, di fatto ora molti anticristi sono apparsi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'Anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, tutto ciò che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quel che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di traviarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state saldi in lui, come essa vi insegna. E ora, figlioli, rimanete in lui, perché possiamo aver fiducia quando apparirà e non veniamo svergognati da lui alla sua venuta. Se sapete che egli è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è nato da lui. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Il grande evangelista San Giovanni, evangelista e apostolo, in questa sezione di questa prima lettera deve rivolgere un'esortazione ai suoi, ai membri della comunità a cui scrive, parlando di un discorso molto delicato, anche molto complesso, e che presenta varie sfaccettature, varie possibilità di interpretazione. Parla dell'anticristo e degli anticristi, termini che danno anche un po' il titolo a questa ora santa, e spiega anche sostanzialmente di cosa si tratta. Anticristo vuol dire qualcuno che si mette contro Cristo. Qui in queste prime forme arcaiche, antiche, che sono state le prime cose che hanno flagellato la Chiesa, ma che poi sono in varie forme, sempre con accentuazioni differenti, ma ricomparse nel corso della storia, negavano o la divinità di Cristo, come in questo caso furono le primissime eresie, e quindi il suo essere l'unico salvatore e anche l'unico mediatore. E l'unico salvatore e l'unico mediatore perché da un lato, essendo uguale al Padre, poteva offrire al Padre un sacrificio infinito e degno di un Dio, e quindi capace di riconciliare tutta l'umanità peccatrice con Dio, dall'altro, in quanto vero uomo e quindi uguale a noi, capace di porsi come nostro maestro e anche come nostro avvocato, come nostra guida e anche come nostro esempio da seguire. La prima forma che è apparsa grave di eresia era quella che negava la vera divinità di Cristo. Anche nell'Apocalisse, sempre scritta da San Giovanni Apostolo, si parla di una setta del primo secolo, appunto chiamati Nicolaiti,
che erano accomunati da questa medesima convinzione. Ecco, il problema è che se si lode, quindi l'anticristo e gli anticristi sono persone che negano la centralità l'assoluta importanza di Cristo come unico mediatore, come unico salvatore e come vero Dio, come diciamo nel credo. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Ora, come prima battuta, possiamo fare alcune considerazioni. San Giovanni dice anzitutto che sono usciti di mezzo a noi. Quindi non si tratta di persone che in qualche modo erano presenti all'interno della comunità cristiana e poi, presi da superbia, da supponenza o da qualche altra cosa, hanno deviato e tra l'altro con il pericolo di portarsi dietro altre persone. Questo come spunto di meditazione anche davanti a Gesù ci deve sempre far pensare che non dobbiamo scandalizzarci quando vediamo delle cose a volte non troppo perfette, ecco, anche uscire da personalità, da ambienti di chiesa. La vicenda stessa della passione della morte di Gesù, che ci ha accompagnato per il lungo tempo della Quaresima e della Settimana Santa, non deve mai essere dimenticata dai nostri occhi. Il traditore è uscito dal gruppo apostolico. È il mistero dell'iniquità che da sempre è stato in atto. Quindi purtroppo il male ha un certo margine e libertà di azione misteriosamente concessa da Dio, è capace purtroppo di portare dalla sua parte gli spiriti imprudenti, gli spiriti superbi, gli spiriti che in qualche modo perdono quel contatto fondamentale e basilare con i principi fondamentali della fede, che non devono mai essere né minimizzati né tantomeno dimenticati. Questo è un primo punto di meditazione e questo fa tendere una grande verità di fede che poi la Chiesa ha ricordato nel Concilio Vaticano II, che purtroppo alcune persone che fanno parte, come dire, della Chiesa in quanto battezzati, a volte anche comunicati, cresimati, li fanno parte soltanto esteriormente, ma non ci fanno parte sul cuore. E la Chiesa stessa insegna in quella Costituzione che non solo che questi non arriveranno alla salvezza, ma che saranno giudicati più severamente di quei poveri disgraziati, magari senza loro colpa, non conoscono né Gesù né la Chiesa, ma vivono meglio di loro. Semplicemente ascoltando la voce di Dio che parla nel loro cuore, cioè nelle loro coscienze, dove parla ad ogni uomo, e quindi finiscono con l'essere addirittura migliori di chi sta con cuore non retto, non sincero, nel gregge benedetto, ecco, e privilegiato, se vogliamo, dei discepoli di Cristo. Questa è la prima cosa, dicevo. La seconda cosa molto importante è che San Giovanni dà l'antidoto a questo veleno. E l'antidoto, i discepoli fedeli al Signore non devono andare a cercare chissà dove, ma devono cercarlo dentro di loro. Voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e avete la scienza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. Come si fa a difendersi da chi a volte con molti ragionamenti suadenti, intelligenti, vuole distoglierci dall'unica cosa che conta, che è il rimanere come Gesù, come San Giovanni, scusate voi, che esorta in Lui, perché questa è l'unica cosa che dobbiamo fare, nient'altro che questo, rimanere in Lui. E ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando apparirà.
Se abbiamo un cuore capace di interiorità, quindi capace di entrare in preghiera sincera, capace di imparare ad ascoltare il proprio interno, dove il Signore ci parla, noi veramente, se viviamo in grazia, possiamo e dobbiamo pensare, vivere in grazia di Dio vuol dire avere dentro di noi l'inabitazione della Santissima Trinità. E Dio non è che sta dentro di noi così, ecco, come soggetto inattivo. Dio parla al nostro cuore. Basta che impariamo a sintonizzarci su quelle frequenze, che impariamo ad ascoltarlo. Quindi, quando sentiamo qualcosa di strano, questa è una cosa molto importante anche da un punto di vista teologico, magari anche venire da certi ambienti qualcosa che non ci convince, o qualcosa che stride con quello che è la nostra coscienza, facciamo sempre una pausa, ecco. Perché dobbiamo pensare sempre che dentro il nostro cuore e dentro la nostra coscienza c'è la voce di Dio. E quindi chi erano questi che hanno traviato? Noi non lo sappiamo. Potevano essere dei semplici fedeli, erano forse persone autorevoli. San Giovanni non ci dice nulla su questo punto di vista, no? Come sempre una persona autorevole, San Paolo scrive nelle sue lettere, ti predicassi un Vangelo diverso da quello che tu hai ascoltato da me, tu considera la rete. Dice proprio così. E San Giovanni fa riferimento a questo quando dice: se rimane in voi quel che avete udito da principio, cioè dalla predicazione autentica e apostolica, non date retta a chi esce fuori dai binari in qualunque modo. E la spia ce l'avete dentro di voi. Io da sacerdote so benissimo che è così. Conosco tante situazioni, ricevo tante mail, ricevo tante lettere, parlo con tante persone che magari spesso chiedono consigli e cose di questo genere, ma ecco, quasi sempre insieme al consiglio dicono si capisce che hanno già capito. Ecco, per cui il consiglio non è altro, dice: guarda, rifletti bene a quello che già mi hai scritto e vedrai che la soluzione l'hai già trovata. Questo è molto importante, perché questo processo, che è il vero processo di maturazione interiore, che è quello, insomma, che la Chiesa auspica anche dai suoi figli, no? Che è questa capacità di valutare, di prendere posizioni non precipitose, ma sempre con calma, nella riflessione e nella preghiera, però nella coscienza, ripeto, che noi siamo figli di Dio, persone che cercano di vivere in grazia. E quindi, come dire, interiormente guidate, certamente con una coscienza ben formata, ovviamente, ma dallo Spirito Santo. E quindi quando si sente qualcosa di strano, attenzione. Quando si sente qualcosa che sembra allontanarsi dalla verità che abbiamo sempre conosciuta, quella che abbiamo imparato a catechismo, d'accordo, quella che sappiamo essere la verità fondamentale o le verità fondamentali della nostra fede, attenzione. E questa attenzione non è, come dire, atto di superbia, ma è doverosa. È la coscienza che dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio, ci parla del nostro cuore. Un'altra cosa molto importante che oggi è un tema di stretta attualità. Dobbiamo stare molto attenti e stare molto alla larga a chi in qualunque modo, e oggi ce ne stanno tantissime in giro di filosofie, di sette, di situazioni di questo genere, che negano l'importanza e il primato di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Questa è una cosa che nella Chiesa tutti, a partire dal Magistero, ma poi tutti quanti i filoni di spiritualità, i santi, gli scritti, gli ascesi di spiritualità, hanno sempre, sempre, sempre insegnato. Addirittura Santa Teresa d'Avila dice
che quelle anime privilegiate, diciamo le estasi, i rapimenti, che vedono la Madonna, che vedono la Santissima Trinità, tutte queste cose qui, devono continuare a pensare alla passione del Signore, devono continuare a leggere il Vangelo, devono continuare a pregare il Rosario e pensare ai misteri della vita terrena di Gesù, perché appena uno esce da questo ambito, quindi dal riferimento continuo alla persona, alla figura e all'opera di Gesù, immediatamente corre il rischio di andare fuori strada. Immediatamente. Eppure se c'ha le visioni, ecco, c'è da pensare che quelle visioni potrebbero non essere visioni sante, perché il primato e la centralità del Signore è assolutamente fondamentale. Per noi Gesù non è semplicemente un qualcosa di più, un grande santo, un grande profeta, un uomo carismatico, il fondatore della più importante religione del mondo, non è semplicemente solo questo. Questo Gesù è veramente il tutto, perché, come diceva San Giovanni della Croce, in Gesù Dio ci ha detto e ci ha dato tutto, e non è mai abbastanza il nostro meditare il Vangelo, il nostro pensare ai misteri della vita terrena di Gesù, il nostro meditare la sua passione, il nostro stare davanti a Lui in adorazione, in preghiera, il nostro nutrirci di Lui con la Santa Comunione, non è mai abbastanza, perché inesauribili sono le ricchezze di Cristo. Appunto, perché Cristo non è semplicemente un uomo, ma è Dio fatto uomo, in cui sono nascosti, questo è sempre San Paolo, scrivono tutti i tesori della sapienza e della scienza. Quindi su questo noi non possiamo e non dobbiamo farci traviare. È chiaro che la Chiesa insegna sempre, il Concilio Vaticano II, è in dialogo con tutti, parla con tutti, accoglie il bene che è presente in ogni realtà, anche diversa dalla Chiesa, perché c'è del bene anche fuori, evidentemente, della Chiesa, ma sa benissimo che la pienezza del bene e della verità, non certamente per merito nostro, ma per grazia di Dio, è in Gesù. Per cui, nel rispetto chiaramente di chi a questo non ci crede, e nel dialogo con coloro che comunque sono su altri versanti, ma comunque hanno qualche punto in comune con noi, credono a qualcosa di giusto, o fanno qualcosa di buono, però per noi questo primato è assolutamente inviolabile, e se non possiamo imporlo a nessuno, non possiamo però né barattarlo, né svenderlo, né farcelo togliere per nessun motivo, da nessuno, né rinunciarvi, né rinnegarlo. Quindi rimanere saldi in Lui, dice San Giovanni, e senza vacillare. Questo ci darà una grandissima fiducia quando Lui apparirà, e non saremo da lui svergognati, diciamo, questo termine, alla sua venuta. Gesù l'ha detto chiaramente: chi mi confesserà e mi riconoscerà davanti agli uomini, e quindi sarà, dire, sempre capace e fiero di dire e di testimoniare con la vita, non solo con le parole, che io sono il suo Dio, io sono il suo Salvatore, io sono il suo Redentore, io sono il centro del suo cuore. Quindi chi mi conosce, chi mi riconoscerà in questo modo, dice Gesù, anche io lo riconoscerò dal Padre mio, davanti al Padre mio che ne c'è. Chi invece si vergognerà di me, o addirittura mi rinnegherà, negherà, quindi che io sono l'unico Salvatore, l'unico Redentore, il suo unico Dio, il centro del suo cuore, o avrà semplicemente vergogna di riconoscersi come tale, anch'io mi vergognerò di lui. Ripeto, certamente noi non imponiamo niente a nessuno, però non ci vergogniamo assolutamente di quello che siamo. E quindi anche con i piccoli gesti che noi facciamo, andiamo a un pranzo e non abbiamo paura di fare almeno il segno della croce, di una preghiera al Papa qualche giorno fa, raccomandava l'importanza della preghiera, la dei pasti, la mattina, la sera. Papa fa sempre il parroco mondiale, quindi fa
dei discorsi molto molto semplici, molto molto essenziali, grazie a Dio, perché sa bene, insomma, che le cose importanti molte volte sono piccole, insomma, no? Non ci vergogniamo se ci viene voglia di dire rosario, stiamo nell'autobus e dobbiamo prendere la corona in mano. Certamente non la ostentiamo come se fossimo grandi santi, però se è necessario prenderla, non ci vergogniamo. E tante altre cose. Facendo attenzione, ecco, l'anticristo è anzitutto, ecco, la sintesi di tutto ciò che sminuisce, minimizza, toglie importanza, toglie il primato, ci allontana in qualunque modo dal primato di Cristo, unico Salvatore. Questo è proprio il cuore della nostra fede. La Chiesa, tutto il tempo di Pasqua, continua a celebrare la risurrezione di Gesù, perché la risurrezione di Gesù è il segno definitivo di chi Lui è, cioè il Figlio di Dio, da Dio, il vincitore della morte e del peccato, e il nostro unico Salvatore. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento.